Come dico io, di solito il più cordiale, di nuovo ben interconnessi col circuito di Spreaker, Spreaker con la K, sul Cercatrova, Stapp Radio, Stefano Tini ed RDA Radio 1 Roberto De Angelis, nonché come RDA Radio altri 9 canali che ripetono le nostre trasmissioni. Un saluto anche al canale di Alberto Fiano Radio Roma Sport e a Pronostico On Air di Guglielmo Timpano, nonché un saluto a Radio Aversa. Si è collegata anche Radio Aversa, mi dicono. Grazie quindi allora a Radio Aversa, grazie a RDA Radio Sud di Vito Santonocito, tifosissimo del Messina, però ripete anche i programmi della Roma. Vito, grazie veramente di cuore, grazie perché quando si allarga la foglia va sempre bene, va sempre bene. E poi soprattutto le web radio non vengono tagliate come l'FM, cioè non trovano ostacoli, vanno su tutto il globo terracqueo. Saluto Maria Soledad che ci segue da Bogotà in Colombia, romanista doc, ma ha scritto romagnista, ma non fa nulla. Va bene così, va bene. Vittorio Bellucci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti il mondo, la Colombia, Risento, Messina, quindi Vabbè, chi ha insomma scritto andiamo Roma? dappertutto. Senti, Un abbraccio. perdoniamo Maria che ha scritto Romagnisti, però ci sta, dai. Sì, va bene, dai, che problema c'è? Ancora non siamo infervorati, da domani si comincerà ad essere Oh, infervorati, da insomma, di domani. adesso abbiamo scherzato. Hai detto bene, da domani si comincia con Verona-Roma. Allora andiamo sull'attualità con te. Ma tutti mi hanno detto, attenzione perché sì, è vero, la partita sulla carta magari si presenta facile, però le insidie ci possono sempre essere, no? Sì, non è una partita facile, attenzione, è una partita secondo me complicata perché le prime di campionato sono sempre, escono un po' fuori dagli schemi, no? Sono indecifrabili. Verona non è un campo facile, non lo è mai stato, è un campo abbastanza ostico per tutti. E un Verona che comunque sono anni che fa bene, sono 2 o 3 anni che è un po' la sorpresa del campionato, ha un attacco comunque tenibile perché Toni e Pazzini comunque sono 2 giocatori vecchiotti, ma la palla dentro la vorranno buttare. È una partita da prendere con la molle. Certo, per noi sarebbe importante partire bene, insomma, vincere subito a Verona per cominciare bene la stagione. Però, ripeto, non è una partita facile, Roberto, assolutamente. Però le qualità per vincere ce le abbiamo. Sì, vabbè, certo, la Roma è più forte del Verona, vedi un po', insomma, se uno si mette a leggere e a vedere le formazioni c'è una bella differenza, però sai benissimo che nel calcio poi le figurine contano poco, dipenderà molto dall'approccio della Roma, dalla voglia che hanno, se è tornata la Roma di 2 anni fa, se è una Roma che decide di giocare, perché se è la Roma di l'anno scorso, allora apri di cielo. È una Roma invece che è cambiata nel modo soprattutto di entrare in campo, allora è una Roma diversa. Ma Una Roma, perché? come hai visto, Roberto, che ha cambiato parecchio, c'è qualche dubbio, insomma più di qualche dubbio ancora sul reparto arretrato, perché è una Roma che secondo me deve rinforzarsi assolutamente sulle linee esterne. Mi preoccupa anche il quarto centrale che è Gyökeres, io non conosco, poi magari è il numero uno al mondo, però. Cioè, un po' di timore ce l'ho per quanto riguarda il reparto arretrato e un altro dubbio è la condizione di Strootman. Qui bisogna Ecco, qui cominciare di primi. no, bisogna andare molto con i piedi di piombo perché le ultime notizie che trapelano, che poi trapelano, lasciano il tempo che trovano giustamente, non sono positive. Non per quanto riguarda quando rientrerà in campo, non sono positive per quanto riguarda il proseguimento della carriera calcistica, il che se fosse vero è molto molto più grave. No, ma infatti noi a centrocampo, io un pezzo a centrocampo l'avrei preso qualcuno, perché noi comunque ci affidiamo ancora a De Rossi come se fosse un giocatore che possa reggere tutto il campionato. Purtroppo negli ultimi anni non è stato così, quindi rischiamo di avere qualche problemino anche a centrocampo. Io avrei preso un centrocampista. Io qui, a me la campagna acquisti della Roma è piaciuta sostanzialmente, però il dubbio ce l'ho, il solito dubbio è quello del giocatore promettente Gerson, che comunque da 5 anni magari è pure il numero uno al mondo.
Però spendere 17-18 milioni di euro per un ragazzo che magari tra 4-5 anni diventerà forte, quando invece noi abbiamo dei problemi seri, ecco, sui difensori a destra e a sinistra, quando Hurst e Strootman hanno grossi problemi, forse conveniva spendere più per il presente, per fare una squadra solida in tutti i reparti, piuttosto che andare a spendere tutti quei soldi per un giocatore che forse tra qualche anno diventerà un giocatore tra i migliori al mondo. Mi dicono però che sia addirittura d'arrivo la trattativa per Bruno Peres del Torino. Magari, magari, Anche magari, perché insomma. Maicon ogni due partite si spezza. Bisogna fare i conti anche con questa realtà, no? Sì, no, ma io, ecco, quello per quanto riguarda Bruno Peres sarebbe un gran bell'acquisto per la fascia destra. Speriamo finalmente si possa sbloccare anche il discorso Digne con il Paris Saint-Germain, perché insomma è assurdo anche questo che dobbiamo aspettare il Paris Saint-Germain, insomma no, se il giocatore l'hai preso porta a Roma e basta, perché anche a sinistra insomma serve un giocatore. Mi dispiace, sai, roba, io non ho capito a distanza di 2 mesi la cessione di Olebas, perché Olebas non era sto fenomeno, però l'hai venduto per 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro, l'hai pagato uno, l'hai venduto per 2 Mi milioni e dicono che è mezzo di euro, cioè. successo, mi dicono che potrebbe essere successo un qualche incidente diplomatico all'interno degli spogliatoi, per cui alla prima occasione è stato ceduto. Perché insomma Olebas poteva farsi comodo, no? Sì, sì, Già sì. domani, invece che Ma spostare già Pololini sulla fascia sinistra, c'hai anche la Olebas. cessione di Romagnoli al Milan a me ha lasciato molto perplessità, perché tu su Romagnoli potevi costruire il futuro della difesa giallorossa. Sì, Anche indubbiamente, però se. ecco, di fronte a quelle cifre, di fronte a quelle cifre io capisco la società, perché insomma quando si parla di quelle cifre è veramente difficile dire no. Per Sì, una sì. cessione, per un giocatore che comunque tra qualche anno si vedrà, quindi sai, è un discorso che io sono d'accordo con te, l'avrei tenuto, però di fronte a quella cifra, è difficile, è veramente difficile dire no a un giocatore, a una cessione. Il discorso è anche che Romagnoli, insomma, purtroppo si è dimostrato un poco attaccato alla maglia, perché insomma le Bravo, l'ha dichiarazioni che detto. lui ha Ecco, fatto subito. prima Virgilio ha fatto un piccolo editoriale dicendo: siccome l'anno scorso Virgilio era uno dei fautori del rientro di Romagnoli per ricostruire la difesa giallorossa, no? E io ero con lui, chiaramente. Virgilio ha detto: ci fosse stata una parola spesa per la Roma, una sola. Dice: le uniche che io ho sentito, sono contento di essere arrivato qui al Milano, lo speravo ardentemente, ritrovo Mihalovic, bla 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 bla, via discorrendo. Allora, c'è anche un altro discorso da fare, che Romagnoli e Bertolacci, perché di questi si tratta, hanno messo, almeno sembrerebbe che abbiano messo una condizione, che se fossero tornati a Roma dovevano giocare. Qui il posto da titolare non ce l'aveva nessuno dei due. A Milano partono titolari. Allora, pure che sono romanisti dalla testa ai piedi, poi non so se Romagnoli era laziale, era, quello non ce ne frega niente perché sono gossip e malcostumi sociali. Però, anziché stare a fare la riserva a Roma, ho l'opportunità di giocare titolare in una squadra blasonata come il Milan. Sono un professionista, non ci penso due volte. No, ma su quello sì, però ecco, se tu pensi che la Roma, guarda, sulle cessioni la Roma, io farei anche un applauso a Sabatini, perché se noi pensiamo che comunque la Roma ha incassato 55 milioni di euro tra Bertolacci, Romagnoli e Yangambiwa, insomma, è veramente una cifra pazzesca, se pensiamo, insomma, il valore dei tre giocatori. Romagnoli, sono d'accordo con te, potrebbe diventare comunque un giocatore forte, però hai preso 55 milioni di euro, che poi li ha investiti su Dzeko, su Salah, su un attacco, sull'attacco. Secondo me manca qualche cosa al centrocampo. Io non impazzisco per Aquilani, tu lo sai, io non mi ha mai fatto impazzire Aquilani. Però, visto le condizioni di Strootman, un Aquilani a parametro zero, perché era svincolato a parametro zero, lo prendevi gratuitamente, io l'avrei preso quest'anno Aquilani. Ti ripeto, per la panchina. Sì, Perché comunque però. era un giocatore secondo me che poteva farsi comodo, lui a Roma ci sarebbe tornato di corsa, è un italiano, è andato a giocare con il Sporting Lisbona addirittura in Portogallo, io a Aquilani quest'anno a zero, senza spendere un euro, l'avrei preso, proprio per le condizioni di Strootman, avrei avuto quel centrocampista in più che
magari per far rifiatare qualche volta De Rossi, per far rifiatare qualcuno, Aquilani me lo sarei preso. Mi dicono, non lo conosco, che Rudiger sia un giocatore fortissimo. Io non lo Allora, conosco, quindi non mi aspetta, pronuncio. a proposito di Roydeger o Roydeger che dir si voglia, poi bisognerà impararselo bene il cognome. Allora, avendo io Astra, che è l'altro satellite oltre Hotbird dove c'è Sky, qualche partita di questo giocatore l'ho vista, ma non ho visto gli spezzoni, ho visto le partite, proprio le partite vere. E Roydeger, secondo me, non è secondo a nessuno. Può giocare molto bene da centrale, un po' leggermente meno bene come terzino o come esterno di fascia bassa, come si dice oggi. Ma se Rüdiger, è quello visto in tempo passato, beh, io penso che la Roma abbia fatto non un buono, un ottimo acquisto. Poi, come diciamo sempre noi, sarà il campo a giudicare, perché Dumbia l'avevamo preso con tutti i carismi. Dumbia nella Roma ha fallito, è tornato in quel di Russia segna rotta di collo. Bisognerà vedere l'impatto con l'ambiente romano, come sarà per il giocatore tedesco, che sarà pronto per metà settembre, se non ricordo male, no? Sì. Parte, guarda, la cosa buona di Reuter, chiamiamolo così, è che è tedesco, nel senso che comunque a livello caratteriale di solito i tedeschi è gente comunque pronta, è gente arcigna, è gente che vuole la vittoria, quindi è gente che non mette mai la gamba dietro, di temperamento, ma quindi questa già è una cosa positiva. La Roma ha un buon ricordo di giocatori tedeschi che hanno vestito la maglia giallorossa, perché Rudi Feller comunque è un giocatore di una straordinaria importanza nella storia giallorossa, ma anche Tommasino Hettler comunque nel suo piccolo ha lasciato buoni ricordi, Berthold ha lasciato comunque buoni ricordi. Diciamo che Rüdiger potrebbe essere, attenzione a Cattanna, potrebbe essere anche lui poi un giocatore che va a giocare titolare, quindi attenzione. A Quindi proposito di Castan, qualche web radioascoltatore ha espresso delle perplessità. Noi prima abbiamo risposto che, essendoci uno staff medico, se il dottore ti dichiara abile arruolato che puoi tornare a giocare al calcio, vuol dire che fisicamente stai a posto. ma sì, no, ma è Castan, io anche le partite che ho visto estive mi è sembrato un giocatore non ancora al 100%, però ci siamo quasi. Ho rivisto un buon Castan, diciamo che nelle partite estive forse è stato uno dei migliori in difesa. Ho visto molto meglio Castan di Manolas, Sì, vero, vero. è vero, quindi mi è sembrato un giocatore che è in netta ripresa. E un Castan ad ottimi livelli, quindi potrebbe essere un nuovo acquisto per la squadra giallorossa. E quindi diciamo che centralmente comunque ci siamo, Manolas, Castan, questo Reuter, là in incognita Piomber, comunque diciamo che centralmente possiamo esserci. Mancano questi terzini esterni, questi difensori esterni, dovesse arrivare Bruno Perez e Digne, anche lì insomma abbiamo recuperato. Purtroppo c'è questa lacuna un po' a centrocampo, secondo me, che abbiamo fatto troppo Domenico, affidamento a Trotman. Domenico ci scrive, ma Emerson Palmieri a sinistra non lo vedete proprio? Emerson Palmieri io lo conosco poco, ma da quello che mi dicono, da quello che ho letto di Zampanini, insomma sembra un giocatore ancora non pronto per la Roma. È un ragazzo di buone speranze, è un ragazzo che già, io guarda, già un esempio, domani non è stato convocato, no? Per il Sì, Verona. sì. A me questo già mi dice qualcosa. È vero che è appena arrivato, ma tu a sinistra non c'è nessuno. Ma non dico che doveva giocare titolare, però almeno nella rosa me lo porto, perché se domani se dovesse far male Dorosidis, Che speriamo di facciamo? no, chi ci mette lì? Chi si inventa? Si inventa Florenzi. E a destra? E a destra sarà un bel problema. Diventa un problema, cioè già il fatto che tu domani non ti devo stare dietro questo giocatore, che comunque è un terzino sinistro di natura, proprio mi fa pensare che forse Garcia l'ha visto e ha detto non è pronto, non è un ragazzo ancora non pronto. C'è un rammarico, non capisco perché la Roma sia arrivata a questo punto. A me dispiace tanto di questo, ripeto, a me la campagna acquisto da Roma è piaciuta, però non capisco perché siamo arrivati a ridosso la partita con il Verona, prima partita di campionato, a 8 giorni dalla partita con la Juventus, quindi partita fondamentale, e tu stai con Florenzi a destra e Torosidis a sinistra. Cioè non riesco a capire perché.
Cioè, abbiamo avuto 2 mesi di tempo, 3 mesi di tempo per cercare di prendere Però qualcuno. hai la fortuna di avere una difesa, anche se inventata, già collaudata, perché Florenzi, Torosidis, Manolas e Castan hanno già giocato insieme qualche volta, no? Sì, però ecco, vedi come stiamo. Se ti fa male Florenzi, oddio, sposto Torosidis a sinistra, boh, diventa un grosso problema, Quindi diventa un se grosso problema. arrivasse Bruno Peres sarebbe veramente il non plus ultra. Certo, perché poi alla fine Bruno Perez tu hai la possibilità, poi tranquillamente hai Bruno Perez, hai Maicon, hai Torosidis, quindi sei perfetto. A sinistra hai Digne, Palmieri e Emerson e anche Torosidis che può fare il terzino di sinistra, quindi a quel punto stai tranquillo con Bruno Perez e Digne, stai a Certo. posto. Allora, Dimmi, dimmi. c'è una proiezione di 30 secondi fa, la probabile formazione della Roma contro il Verona, Szczęsny in porta, penso che si dica così, Szczęsny, Sì. Florenzi Scesni. Manolas, Szczęsny, mamma mia, non sciogli Scesni. lingua, Florenzi Manolas, Castan e Torosidis come quartetto di difesa, per il momento Pjanic, De Rossi, Nainggolan, Salah, Iago Falco e Dzeko come trio d'attacco. E per quanto riguarda i ballottaggi, De Rossi Keita per il momento l'ha vinto De Rossi. E poi Iago Falco e Gervinho. Beh, vabbè, qui non siamo nemmeno a parlare perché Iago Falco è titolare, dato al 70%. Gli squalificati Durbin, disponibile Strootman, Rüdiger e Maicon. Diffidati nessuno. C'è Ashley Cole ancora nella Roma, non lo sapevo, mi Non è mancava. stato convocato, non è stato convocato per No. domani. Però se a sinistra ti crea il buco c'è colla, no? No, eh? No, non c'era, non è stato convocato neanche Cole. Sì, dico, però se qui succede qualcosa, che facciamo? Anche perché in panchina ci sono De Santis, Lobont, Capradossi, Anosic, Keita, Paredes, Uchan, Ibarbo, Totti, Gervinho e Ljajic. Allora la scelta andrebbe su Capradossi, possibile? Su quel, guarda, come terzino sinistro hai, come si chiama? Akic, quel nome strano, lui è proprio di terzino Anocic, della Anocic, squadra. Anocic. Sì, però è un ragazzino, è un ragazzino. Cioè Vabbè. il discorso, vedi, nella panchina della Roma su 8 giocatori 5 sono attaccanti. Cioè questo che io capisco che siamo belli lì davanti, perché la Roma davanti ha preso, secondo me, insomma, vabbè, Dzeko lo sai come la penso. Secondo me la Roma ha preso tra i primi 4-5 centravanti del mondo, c'è cioè Dzeko, e poi magari mi smentirà quest'anno Paride, però secondo me abbiamo preso un giocatore fortissimo lì davanti. Salah è un altro giocatore che già lo stiamo ammirando, quindi davanti stiamo sicuramente bene. Iago Falque è una sorpresa. E il problema è poi ecco, un po' in difesa e a centrocampo, perché secondo me è un pezzo di esperienza, perché è pur vero che se non c'è Berutti c'è Keita e c'è Paredes, però ti manca qualche cosa, se non ritorna a Strootman ti manca Ci qualche cosa lì manca a centrocampo. il metronomo del centrocampo, questo è. Sì, ti manca quel giocatore anche di carattere, no? Perché Strootman anche di personalità. Io mi auguro di rivederlo in campo al più presto, che magari queste siano dicerie, siano voci, perché a Roma poi che le voci sono tante. Però è un giocatore che è in ritardo a livello atletico, è in ritardo per, io Ma credo che prima di perdo Natale difficilmente lo vedremo a Vittorio, campo. la notizia che sta passando, che si sono informati anche qui in redazione, è che sembrerebbe che l'atleta dovrebbe essere rioperato in brevissimo tempo, rioperato la terza volta. E qui c'è qualcosa che non è andata nel recupero precedente, allora. Perché Qui c'è se deve qualche essere cosa rioperato. soprattutto nel. Ma io credo che proprio l'operazione sia stata, doveva essere fatta forse all'inizio, meglio, è stato sbagliato rimetterlo subito in campo in quelle condizioni, a forzare quell'ingresso. Adesso rischiamo veramente, insomma, che questo giocatore rischiamo di perderlo e basta. È una perdita, guarda, è la perdita più importante che c'ha la Roma, perché Trottmann l'abbiamo visto. È fortissimo, è un giocatore che sta a tenere in mano la squadra. Oh, secondo Maglio, la soluzione ci sarebbe perché fai cambiare ruolo a Totti che diventa il metronomo del centrocampo. Allora, carissimo Maglio,
con tutto il bene che vogliamo a Francesco Totti, qua chi ce lo tocca, è un monumento, eccetera, eccetera, Totti non corre più per il campo, cammina. Allora, se il metronomo di centrocampo o ex regista che dir si voglia mi deve camminare per il campo, se lo può permettere la Juventus quando camminava Pirlo, ma io ritengo che la Roma a centrocampo, dove Totti potrebbe fare il regista che cammina viene superato dalla velocità altrui, sinceramente cominciamo a rigiocare con un uomo in meno. O no? Ma sì, ma Totti sarà la riserva di Dzeko, basta, insomma, non è che non c'è nient'altro, è la riserva di Dzeko e basta. Secondo Totti... Cristina, siamo i soliti gufi sul capitano, perché il capitano e Dzeko insieme farebbero fiumi di gol, va bene. E io direi appena direi ok, chi togli per far giocare Totti e Dzeko insieme? Togliamo Pala. Iago Falque, che è una velocità. Iago Falque, Gervinho, c'è qualcuno che li toglie, e possono giocare insieme. Oh, Totti e Dzeko insieme, secondo me, sarebbero due giocatori che si pestano i piedi. Vero. Allora, chi conosce Dzeko, forse chi ci scrive non lo conosce tanto bene, io lo seguivo da tanti anni, Dzeko è un giocatore che davanti deve giocare da solo. È il classico attaccante che è unica punta, gli altri devono girarci intorno con la velocità, con, ecco, come può essere Salah, Iago Falque. Lui allora, deve giocare da solo. Ti scrive Veronica, vuole sapere quando te e papà Bruno Bellucci ricomincerete l'occhio del gufo quest'anno? Questa è la prima informazione. Metà settembre si ripassa. Sempre su Young TV, giusto? Sì. Quindi sul canale 643 del Digitale Terrestre. Allora, e poi la seconda, Veronica ti scrive, visto che segui così tanto bene Dzeko, l'aveva scritto un po' di istanti fa, prima che tu parlassi, mi spieghi perché non giocava più titolare da un anno e mezzo e stava sempre a mettere le chiappe sulla panchina? Sì, perché, te lo spiego perché, Dzeko, te l'ho detto prima, deve giocare da solo, Dzeko non può giocare con Aguero, non può giocare con la punta vicino, giustamente o non giustamente Pellegrini ha preferito Aguero per altre caratteristiche e Dzeko non giocava. Dzeko, ti posso dire che ha litigato con Pellegrini, non aveva un buon rapporto, non dimentichiamo che Dzeko non ha giocato titolare solo quest'anno, l'anno scorso praticamente con il Manchester City, mentre due anni fa ha giocato titolare e ha vinto lo scudetto facendo anche dei gollettini, quindi è un giocatore che se vi ricordate anche la partita contro la Roma in Champions League, quando il Manchester City vinse all'Olimpico, Aguero non giocava, era infortunato, e Dzeko poteva giocare nel suo ruolo, e lì ci ha mandato al manicomio. Cioè lui deve avere la possibilità di toppare la palla, avere tanto due o tre difensori che vanno addosso, proteggere il pallone e far inserire gli altri, è il suo gioco. Quindi per questo la coppia Pala-Dzeko può essere devastante. La coppia Iago Falque e Gervinho può essere devastante, anche perché l'ha dimostrato già con Siviglia. Siviglia gli ha caricato un pallone in velocità, ha tirato quella pezza, ha fatto subito gol, subito. Cioè, e lui, non dimentichiamoci che neanche Tevez giocava a titolare nel Manchester United l'ultimo anno, è arrivata la Juve che sembrava un ex, eppure ha vinto tutto, ha fatto un mare di gol. Cioè, non è detto che se un giocatore non giochi titolare come il Manchester City o Manchester United poi venga qua e è bollito, assolutamente. Cioè lui non giocava perché con Aguero non può giocare, lui ha bisogno dell'area di rigore, per questo Totti e Dzeko insieme non possono giocare, sì. Perché Dzeko ha bisogno dell'area di rigore. Concordo, e poi se psicologicamente non riusciamo a girare pagina dicendo sempre che ci deve essere la presenza di Totti, secondo me non andiamo da nessuna parte. Cominciamo a ragionare come tutte le altre società. Allora, Totti è un valore aggiunto. Totti, quando la partita gira in una certa maniera, può entrare sereno. Se la partita si complica agli ultimi 10-15 minuti, Totti è un giocatore di classe che può fare la differenza proprio in quel momento, che magari ti fa quel gol di rapina. Ricordiamoci che contro eravamo sgangenati, come si dice a Roma, contro la Lazio, è bastato mettere Totti centravanti e ha fatto due gol capolavori. Ma la cosa bella sai qual è? Che è lo stesso capitano che sta capendo questa cosa, è lo stesso Francesco Totti che la sta capendo, cioè lui ha capito che quest'anno non sarà titolare, parte dalla panchina, sarà pronto a subentrare, la Roma deve fare tantissime partite, ci saranno anche le partite che magari Dzeko dovrà rigiocare e giocherà Totti. Quindi bisogna solamente adesso capire, Totti va per i 40, si parla addirittura di un altro anno di contratto per Francesco Totti,
Quindi bisogna solamente capire adesso, con il capitano che sta finalmente accettando questa cosa, i tifosi devono accettarla con lui. Adesso abbiamo un centravanti che è fortissimo, l'abbiamo cercato, cioè la società ha fatto un sacrificio per prenderlo, e questo è forte, perché Dzeko, ragazzi, è veramente forte. Quindi adesso bisogna avere la pazienza, è appena arrivato in Italia, si è presentato bene con l'umiltà, la volontà, perché... E io ho saputo delle cose già di Dzeko. Sapete che a fine allenamento, Dzeko a fine allenamento ha l'abitudine di stringere la mano a tutti i giocatori. Cioè, queste sembrano stupidaggini, ma lui a fine allenamento stringe la mano a tutti i giocatori che hanno fatto l'allenamento. Lui va, li saluta tutti stringendo la mano. Sembrano stupidaggini, non lo sono, perché ti dimostra già il carattere del suo giocatore, appena arrivato. Cioè, è un leader. È uno che qui ti farà sentire negli spogliatoi, quindi è un giocatore forte, 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 forte. Bisogna adesso, speriamo, guarda, la difesa metterla in piedi, io mi auguro che a gennaio, se le condizioni di Strootman siano queste, bisogna prendere qualcuno a centrocampo, ma qualcuno forte, fa un investimento forte a centrocampo per, con le caratteristiche di Strootman, andare a prendere un centrocampista di primo livello. Il centrocampista forte è l'unica, Roberto, Ma perché è l'unico serve, tassello che manca in questa squadra. ho capito, ma devi trovare un giocatore che sappia interpretare a meraviglia il ruolo del regista. Sì, un giocatore che sia un regista, che sia un interditore, che sia un leader. Vedi il Kondogbia dell'Inter, che è un signor giocatore. Anche se adesso è criticato, perché in Italia siamo così, no? In Italia sbagli due partite d'agosto, sembra già che è un signor giocatore. Quello sarebbe stato perfetto per la squadra giallorossa, per la Roma. Un giocatore di quel livello. E ce ne sono, ce ne sono, perché nel campionato inglese ci sono giocatori che si possono andare a prendere, magari di colore, forti fisicamente, che siano gente alla Kondogbia, gente alla Pogba. Magari anche il ragazzo giovane di grande prospettiva, adesso non ricordo il nome, però ecco, invito a scoprirlo. Ho visto una partita del West Ham contro l'Arsenal, sai che a me piace andare a vedere. Un ragazzo del 97 gioca titolare nel West Ham, ha fatto una partita fuori casa contro l'Arsenal, che quando è uscito al 70esimo, i tifosi sono stati in piedi per applaudirlo. È del 97, 18 anni, fortissimo, ed è un centrocampista alla Strootman. Gioca nel West Ham, adesso non ricordo il nome purtroppo. Quindi, se uno riesce a trovare un ragazzo del genere, come ha fatto la Juve con Pogba, spendendo poco, però poi ti ritrovi in capitale fenomenale. Andare a prendere un giocatore di questo livello. La Roma deve essere brava adesso a centrocampo e andare a prendere un giocatore di questo livello. Spendere poco, ma portare un fenomeno dalle caratteristiche di Strootman. Questo deve fare la Roma. Certo, oppure tentare di recuperare una volta per tutte Strootman, Magari, che magari. potrebbe essere la differenza a centrocampo. Però, ahimè, ripeto, fosse vera l'indiscrezione che deve essere rioperato, qui se ne arriva un altro campionato. Sì, per questo dico, intanto tu, infatti io sto dicendo di non prendere un giocatore affermato a spendere i soldi, magari un giocatore giovane, ma anche perché la Roma comunque deve mettere in preventivo anche il discorso De Rossi, lo facciamo con Totti, no? Totti c'ha 40 anni e tra poco smetterà, eccetera. C'è bisogno di mettere un giocatore al posto di Totti. E da Roma anche con De Rossi, De Rossi a 40 anni a giocare a pallone non ci arriva perché non ha il fisico di Francesco Totti. Già è lungo De Rossi, lo vediamo già adesso, ha avuto dei problemi. Io per esempio ti dico che domani farei giocare Keita, di domani farei giocare Keita perché io il De Allora, Rossi lì. c'è un ballottaggio adesso. Il ballottaggio si è spostato proprio tra De Rossi e Keita, ma per il momento lo sta vincendo Daniele De Rossi. Io farei giocare più Keita, perché il De Rossi visto anche contro il Siviglia che è entrato a 21 alla fine, ho visto un De Rossi veramente molto lontano dalla condizione fisica migliore, mentre Keita mi è sembrato un giocatore pronto. Io domani farei giocare Keita, non De Rossi, perché Daniele De Rossi non lo vedo bene, ha avuto un problema nuovamente al polpaccio durante la preparazione estiva, quindi sai, la Roma deve mettere in preventivo anche questo, un giocatore che possa sostituire De Rossi. Purtroppo non è Paredes, perché Paredes è un buon giocatore, ma insomma non dà quell'impressione di essere questo grande giocatore, no? Ma Ugane non ha le caratteristiche di De Rossi.
è un valido rincalzo per la panchina, ma più di quello forse no. No, no, assolutamente, assolutamente. Oh, domani bisogna perdere 3 punti. Anche perché no. Poi domenica prossima c'è la Juventus, ragazzi, non è che si vada da nessun'altra parte. No, no, una Juve che ha tanti problemi, una Juve che ha tanti problemi, perché la Juve, insomma, tra infortuni vari, io non posso dire mi auguro, perché mi auguro è brutto, però sta Allegri di solito il secondo anno, anche con il Milan, ha avuto sempre tantissimi infortuni. E l'inizio della Juventus sta un po' ricalcando quella stagione, perché infortunio di Khedira lungo, Morata un mese, e poi insomma Chiellini è rientrato, ma domani non gioca neanche Chiellini, quindi non sta al meglio. È una squadra che ha molti molti problemi, anche la Juventus, le cessioni di Vidal, di Pirlo, di Tevez. È una squadra che secondo me si è indebolita, poi magari fa 200 punti, però secondo me si è indebolita rispetto alla passata stagione, perché ha cambiato tanto, e Khedira non è Pirlo assolutamente. Ma e questo no, Vidal... però adesso tu hai Khedira e con quello devi andare avanti. È 2 mesi fermo. Domani il centrocampo della Juventus è un centrocampo da squadra da settimo ottavo posto, perché poi per carità capiti con l'Udinese e poi vince la partita, però domani i titolari sono Padoin, Sturaro, e l'altro è Pogba, ok, c'è Pogba, Padoin, Pereira, Sturaro e Pogba. Questo è un centrocampo, certo non da scudetto. Vabbè, non è detto però, scusami Vittorio, perché sei così scettico? Ma no, se giocano questi, lo scudetto non lo vinci. Vado in Turaro e Pereira, perché ci sono centrocampi più forti. E però poi certo rientrerà Marchisio, rientra tutta quella gente, rientra Khedira, rientrano anche Mandžukić non è Tevez, ma cambia proprio il modo di giocare. Tevez, ho capito, era... però se Mandžukić segna, ragazzi, non è che possiamo vedere se è Tevez o non Tevez, è utile però la causa bianconera. Sì, ma cambia proprio il modo di giocare, cioè, perché Tevez era il classico giocatore che tornava, combatte per la squadra, e invece Mandžukić sta lì fermo, aspettando i palloni per buttarli dentro. Segna Mandžukić e vediamo, perché anche Gomez con il Bayern Monaco faceva tanti gol, è arrivato alla Fiorentina e aprite cielo. Mandžukić è andato via dal Bayern Monaco, è andato all'Atletico Madrid, aprite cielo, l'hanno mandato via a calci. Adesso sta con la Juventus, vediamo. La prima partita io l'ho vista Juventus-Lazio, è vero che Mandžukić ha fatto gol, ma fino a quel momento, ragazzi, Mandžukić era il peggiore in campo. Cioè io l'ho vista, cioè Mandžukić si era pure mangiato un gol a tu per tu col portiere. Sì, sì. Cioè Mandžukić era stato il peggiore per in campo. E per dirlo, guarda... Non sto dicendo che Mandžukić non è capace, però io lo dico adesso all'inizio del campionato, e magari verrò smentito dai fatti. Mandžukić è un 30% del gol del Genoa, ma se scrivetelo, vale il 30% del Genoa, sì. Ma scrivetelo proprio sta cosa. Sì, sì, secondo anche noi, perché... Ma non c'è proprio paragone tra i due giocatori. No, no, anche perché durante la cronaca di Lazio-Juventus il nostro laziale di redazione Norberto Nicolai aveva detto proprio le stesse parole tue. Mandžukić non ha strusciato un pallone, il primo che tocca l'ha messo dentro e due se l'è mangiati, li avrebbe segnati pure un ragazzino di 10 anni. A parte vero, la sprezza del commento. Bisogna anche però... ammettere una cosa lì con il tuo collega che è tifoso della Lazio, che quella partita la Lazio stava a pezzi. Cioè Mandžukić ha incontrato il burro in difesa. Cioè io non credo che da domani, magari con l'Udinese, che sono amici, pappa e ciccia, ma non credo che Mandžukić ci avrà quella difesa. La Lazio quella partita è stata veramente, cioè non lo so, è partita male proprio con la testa, non ha giocato. Nonostante questo, che la Lazio non abbia fatto una bella gara, comunque la Juventus ha penato tanto, ha bloccato il risultato alla fine, la Lazio ha avuto le due occasioni, ma in difesa la Lazio stava a pezzi in quella partita. E quindi dai, non credo che Mandžukić ci avrà il trattamento che ci ha avuto con la Lazio da domani e si accorgerà pure lui del campionato italiano. No. A proposito, ma è più complicata Verona-Roma o Juventus-Udinese? Ma Verona-Roma tutta la vita. Udinese è una passeggiata di salute. È vero che c'è ancora il tuono, però... Addirittura, perché? Ma sì, perché l'Udinese sono anni che gli presta i giocatori, se li fanno... Sono anni che dopo un quarto d'ora stanno 2-0 va a Juve.
risponderà, la Juve vince sempre l'Udinese. Non sto dicendo che se accriccano le partite, assolutamente, sto dicendo semplicemente che non c'è quell'atteggiamento che ha con le altre squadre l'Udinese. Cioè, chi vede l'Udinese sono due amiche che si affrontano, ok. Ogni anno ti prestano Pereira, è stato l'ultimo caso, no? Sì. Quest'anno non c'è nessuno da prendere all'Udinese, perché sono proprio società gemelle proprio. Non mi aspetto un'Udinese agguerrita domani, cosa che invece mi aspetto dal Verona, prima di tutto perché gioca in casa, in un campo comunque tosto. Tosto perché poi Verona con noi non c'ha mai questa grande simpatia, no? Sì. Quindi sai, è la prima, il Verona comunque è una squadra che gioca bene a calcio, perché sono anni che gioca bene, ha un grande allenatore che continua a dire da anni, perché è un allenatore molto concreto che fa giocare bene le squadre pure con poche cose che hanno. Cioè il Verona l'anno scorso gli hanno smantellato la squadra, ha venduto tutti, ha comprato nessuno, ha comprato Ionita, ha comprato Sargento, nonostante questo comunque grazie a un allenatore che è molto concreto e molto bravo è arrivata a nona decima. Ma anche quest'anno gli hanno staccato parte della squadra, no? Sì, adesso non so, domani Sala gioca, perché anche Sala è un altro di quelli che sto leggendo che è un passo dal Napoli e addirittura l'Inter. Sala è un bel giocatore. È sceso in campo, guarda, ti posso dire, è sceso in campo Roberto Mancini per avere Sala. Vedi, domani gioca Sala, io so che Sala è un passo dall'Inter. Quindi adesso ti tolgono questo giocatore, cioè, però ogni anno perde pezzi su pezzi. Parliamoci chiaro, perché o Inter o Napoli che sia, domani Sala non gioca, non giocherà chiaramente. Quindi gli mancherà anche lui, mancherà anche Sala. È una squadra che a centrocampo, io l'ho letto, è centrocampo del Verona, domani è Ionita, Alfredson e Viviani. Cioè ragazzi, io sì, il calcio, la Roma è una partitaccia. Però questo è un centrocampo che se Mandorlini non ci mette del suo, ma ci rendiamo conto, Alfredson, Viviani e Ionita, cioè stiamo a parlare di un centrocampo non dico di Serie B, ma ci poco ci manca. Però attenzione, perché i centrocampi operai di solito non costruiscono gioco, attendono l'avversario, si chiudono, non ti fanno giocare e magari grazie a Luca Toni o al Pazzo Pazzini la prima palla sporca che arriva te la mettono dentro, questo è il loro gioco. Caro Roberto, noi quest'anno abbiamo un'arma che è micidiale, che si chiama Edin Dzeko, perché quest'anno, a differenza degli altri anni, le squadre ci verranno a prestare alte, perché verranno a prestarci alte, no? Come sì, fanno di solito. Sì, sì. Tu gli altri anni, ma è proprio a livello tattico, gli altri anni che andavi in difficoltà perché non potevi mai lanciare il pallone, perché davanti c'avevi Turbe, che è alto poco, Gervinho che di testa non la prende mai, Totti che è un grandissimo giocatore ma non è mai stato un grande colpitore di testa. Cioè tu quindi dove eri costretto a giocare e rischiare, sempre. Quest'anno mi viene a prendere alto, bene, scopri la difesa, scoprila un pochettino, io lancio la palla a quell'animale lì davanti, perché quello è un animale, e poi vediamo che succede. Sì, quest'anno sì, tu hai un'arma, che se la sfruttiamo per le doti che hai, è micidiale, perché Dzeko, con il fatto che protegge il pallone, che è uno dei giocatori più forti al mondo nella protezione del pallone, per come protegge il pallone lui lo protegge, che è una meraviglia, lui, e poi riesce a toccarla per i giocatori che entrano dentro. Cioè con le caratteristiche di Dzeko, con Salah, con Gervinho, Iago Falche, Gaic, Iturbe se rimarrà a Roma, eccetera, eccetera, noi possiamo essere devastanti davanti. Adesso Garziale deve essere intelligente a cambiare anche gioco, e a me un'altra preoccupazione è questa. Garcia si ostinerà a giocare sempre allo stesso modo, oppure sa che davanti c'ha un animale d'area di rigore, che quest'anno è molto più facile, che possiamo anche buttare la palla in mezzo, possiamo fare finalmente i cross, possiamo lanciare lungo per lui, o dobbiamo fare sempre 7.000 passaggetti? Sì, no, deve essere un gioco lineare che ti porta dentro l'area di rigore avversaria. La Roma quest'anno è intelligente, Garcia, con 5 passaggi ti arriva in porta. Ci scrive Anna, ma ragazzi, parlate dei giocatori, ma il problema non è che sarà Garcia quest'anno addirittura, Anna? Io, guarda, Annetta mia, io ho questa impressione anch'io,
pure te. Io ho la paura di Garcia. No, vabbè, ragazzi, scusate, ma è un allenatore che ci ha portato la prima volta al secondo posto. Il secondo anno, il secondo anno, anche se in maniera meno onorevole, siamo arrivati lo stesso secondi. Che dobbiamo chiedere di più a questo allenatore? Che ci fa vincere qualcosa? Solo quello. Sì, dobbiamo chiedergli però un po' di elasticità. Dobbiamo chiedere un po' di elasticità. Dobbiamo chiedergli anche il fatto che possa cambiare modulo. Dobbiamo chiedergli che l'anno scorso la Roma non correva e lui continuava a giocare sempre allo stesso modo. Dobbiamo chiedergli di mettere in campo qualche ragazzo ogni tanto. Dobbiamo chiedergli che non puoi prendere 7 gol con Bayern Monaco che giochi con Kull su Robben, perché quella è una cosa che neanche un allenatore di terza categoria, un Ashley Kull su Robben, non la dimentico qua la partita. Come fai? Cioè, manca un pazzo poteva mettere Kull su Robben, eppure Garcia l'ha fatto. Cioè, dobbiamo chiedergli anche a lui, però, quest'anno abbiamo preso Dzeko. Dzeko non è il giocatore che ha le caratteristiche di palla corta, di giochi chiare. Dzeko non è quello, assolutamente. A Dzeko non gli puoi dire spostati a destra, spostati a sinistra come fai con gli attaccanti, spostatevi, fate in modo che entra piani. Cioè, Dzeko non è quello. A Dzeko gli devi dire, caro Dzeko, devi stare nell'area di rigore, devi fare 20 gol quest'anno, basta. E alla squadra devi dire, bisogna buttare la palla a lui, giochiamo, anche noi ovviamente, ma se capita dovete dargli la palla a quello, perché quella la palla la butta dentro, non è il destro, non è il Cervinio che sbaglia sotto porta. A proposito di Cervinio, qui la gente chiede il perché sta puntando i piedi, che vorrebbe giocare sempre titolare, ma in panchina gli fa tanto male stare in panchina, chiaramente. Ma io non la so questa cosa, ma tante volte io penso a roba di lavori giornali, ma cioè lui è un titolare e Gervinho sarà un titolare, perché io credo che a fine anno lui e allora sarà... perché se ne vuole andare? Scusami, Vittorio, no, chiariamo un attimo questo aspetto laterale sulla Roma. Perché Cervinho ha chiesto di essere ceduto allora? Ma io non lo so, forse perché non sente più la fiducia dell'ambiente, perché Garcia sicuramente a Cervinho la fiducia la dà, però io per esempio Cervinho non lo venderei assolutamente, non lo venderei assolutamente quest'anno, per il discorso che facevo prima. Io, a me piacerebbe vedere Salah, Cervinho e Dzeko, Salah da una parte, Cervinho da un'altra e Dzeko in mezzo, per il discorso che facevo prima, perché mi viene a prendere stavolta, io venite a prendere alti come fate di solito, venite tranquilli, perché basta che scavalco il centrocampo con un lancio, poi sono dolori per voi, però sì, dolori, perché se c'è lo spizza il pallone di testa, basta che la spizza o a destra o a sinistra e partono quei due, e che pensi, ci vuole mica per fermarli poi, per questo io dico, io non vorrei venderlo quest'anno a Cervinho, non vorrei venderlo, venderei più, io sono d'accordo nella vendita di Turbe, sai come la penso. Iturbe secondo me è stato un errore l'anno scorso, un giocatore sopravvalutato purtroppo, è un giocatore che non è da Roma, io lo venderei magari in prestito per sperando che faccia una buona stagione per rivenderlo l'anno prossimo a 15-20 milioni di euro, perché tanto Iturbe ha dimostrato secondo me non è un giocatore da Roma, anche quest'estate sta dimostrando che non è un giocatore pronto per la Roma. Gervinho sta chiedendo di andare via e si mette buono seduto e non rompe scatole, basta. Sì. Perché poteva andare via all'Al Jazeera, dove era, gli ha chiesto Mario Monti. Certo. Allora devi essere contento di stare in una squadra che gioca in Coppa dei Campioni, che lotta per lo scudetto, che lotta su diversi fronti. Se poi non giochi spesso titolare, ti devi accontentare, anche perché l'anno scorso in qualche partita il signor Cervinho è stato indecente, e indecente usare anche una buona parola poi, Sì, guarda, io però credo che con Garcia Cervinho le sue 20-25 partite che ora le farà sempre, sia in campionato, Coppa Italia e Champions League, quindi io lo considero un titolare, anche se domani non dovesse partire titolare, ma lui è un titolare, perché dopo Dzeko, Salah, Jaco Falque e Cervinho faranno un po' per uno, credo. Io credo che lì tre maglie, due sono date, Salah e Dzeko. Quelle due maglie sono già date. E la terza, credo che il Barbo è meglio venderlo, darlo in prestito. I Turbe, se quest'anno non gioca e tu vai a veramente a depauperare un 30 milioni di euro che tu hai speso, perché se quest'anno Iturbe non gioca, tu l'anno prossimo rivendi, ti danno 10 milioni massimo, se te li danno. Sì, è vero. E invece facendolo giocare magari fa una buona stagione, o te lo riprendi o lo puoi vendere a di più, non dico ai 30 ma magari ai 20 milioni di euro.
perché Iturbe non gioca quest'anno. Prima di Iturbe vengono Salah, Dzeko, Iago Falche, Gervinho, Ljajic. Attenzione, tanta gente mi dice vendiamo Ljajic. Ljajic non lo puoi vendere. No, fa parte Ljajic. Del progetto Ljajic. Ma poi Ljajic ha fatto il vivaio in una squadra italiana. Per le nuove regole è fondamentale nella Roma. Perché già hai venduto Romagnoli, già hai venduto Bertolacci, c'è Ljajic, non puoi venderlo. Perché è un giocatore che ha fatto il vivaglio nelle squadre italiane. Quindi tu Ljajic non lo vendi. Perché è un altro, vendiamo. Cioè poi a Rosa, alla Rosa chi ci mettiamo? E poi Ljajic, a differenza di Iturbe e Ibarbo, ha dello stesso Gervinho, ha delle caratteristiche diverse. Perché tutti questi che abbiamo detto sono tutti giocatori velocissimi, no? Che partono, palla al piede, 2000. Ljajic no, Ljajic è l'unico che magari ha più estro, è più tecnica, è meno veloce, quindi magari un giocatore con quelle caratteristiche ti può essere utile in determinati scorci della gara. Magari devi tenere il pallone tra i piedi, hai bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. E in un ipotetico 4-3-1-2, che qualche volta Garcia proverà, credo, perché quest'anno c'ha la squadra per farlo, in un ipotetico 4-3-1-2, Ljajic ce ne può fare pure l'uno. Perché il trequartista Ljajic lo può fare anche bene, era proprio il suo ruolo iniziale, quindi tu c'hai anche questo giocatore che ha quelle caratteristiche, cosa che non ti può fare Iturbe come trequartista, Gervinho non lo può fare, lo stesso Ibarbo. Invece Ljajic sì, Ljajic le può giocare sulla fascia che è centrale, quindi Ljajic non lo vendi, a meno che non ti arriva uno alla porta che ti dice ecco dei 20 milioni d'euro, 25, ma non lo vendi Ljajic. Io so che Iturbe verrà dato via. Corrisponde pure a me, potrebbe essere addirittura un'ottima pedina di scambio per quel nuovo centrocampista che tu hai detto fin dall'inizio di questa puntata che serve necessariamente. Chi è? Non lo so, chi è alla questo? Roma. No, il nome non si fa perché si dice che siano tre i giocatori candidati ad arrivare, però è chiaro che se la Roma prende un regista di prima qualità vuol dire che Strootman è finito, questa certo. Sarà l'amara realtà. Se prende un giocatore di rincalzo vuol dire che spererà sempre nel recupero fisico del signor Strootman. Sì, è la cosa, però a centrocampo del Genoa non, chi c'è che può essere un giocatore interessante? Kučka no, perché non è un giocatore con quelle caratteristiche. Sto pensando chi può essere, a meno che non sia un altro difensore centrale, perché Gyomber a me mi dicono che comunque è un giocatore che non si sa se rimane a Roma. Nel Genova comunque c'è un certo Di Maio che è un gran bel difensore centrale, attenzione, è veramente bravo quel ragazzo, e potrebbe anche, e se fosse Perin è bravo, uno è di questi nomi che si fa sotto traccia è proprio quello. Perché magari l'anno prossimo De Santis comunque è un giocatore che ha pari 40. A parte che secondo le indicazioni di Garcia, dette oggi in conferenza stampa, ha detto che partita dopo partita sceglierà chi tra i due portieri è più in forma, e secondo me è una grande farfallata. Magari come dichiarazione per i giornali ci sta, ma se tu rischi di fare la stessa scelta che faceva Sacchi quando tu eri bambino, che aveva due portieri buoni, uno era Pazzagli e l'altro non ricordo chi, Sebastiano Rossi mi dicono, e facendo giocare sempre una volta uno una volta l'altro l'ha rovinati tutte e due. Sì, ma guarda, io da quello che mi dicono a giocare quest'anno perché ha impressionato un po' tutti, ha impressionato per la personalità, per il carisma, per come esce, per come gioca con i piedi, è un giocatore che poi è giovane, vedi anche questa, no? È una bella cosa perché tu comunque hai risparmiato sui soldi per il portiere quest'anno, ma se quest'anno ti fa una bella stagione questo portiere, tu l'anno prossimo per riscattarlo dovrai spendere 15-20 milioni d'euro, perché l'altro poi si fa pagare, non è che l'hai preso da una società che non vogliono i soldi e non ti fanno pagare i giocatori. Quindi tu l'anno prossimo hai il problema del portiere. Quindi sai, l'idea di Perin potrebbe anche essere che magari quest'anno gli dai in prestito Iturbe e ti dici l'anno prossimo prendo Perin. Potrebbe anche essere, perché Szczęsny magari non lo riscatti, perché diventa quasi impossibile. Sì, però se Szczęsny comincia a diventare fondamentale, vedrai che rimane a fare il portiere della squadra giallorossa.
Speriamo, anche perché insomma, questo ruolo speriamo. questa concezione moderna di interpretare il ruolo del portiere lo sa interpretare molto molto bene, rispetto sì, a un portiere sì. tradizionale come Morgan De Sanctis, No, a me piace molto, è un bel portiere, insomma, ogni tanto anche lui fa delle sfarfallate che gli prende, è un po' un portiere abituato alla Premier, però ha delle doti enormi, e poi è giovanissimo, insomma, è stato un grande acquisto anche perché poi l'hai preso gratis, quindi certo. Bravi, in questo caso bravi. Cioè io sto vedendo intanto, perché sono matto, sto vedendo la formazione del Genova, sto cercando di capire. De Maio gioca con Burpisso, potrebbe essere Sissoko il centrocampista muscolare, sto vedendo, perché poi c'è Marchese a centrocampo, non mi sembra il caso, Kučka, sto cercando di capire quali potrebbero essere i giocatori interessanti per la Roma, indisponibile per In domani. Stavo vedendo, insomma, però i Turbe so che è un giocatore che piace molto al Genova e lui è un po' titubante, però credo che alla fine, insomma, capirà anche i Turbe che gli conviene partire, che conviene andare, perché se no quest'anno gioca veramente poco, quest'anno giocherà pochissimo con la Roma. È vero, questo sì. Quest'anno i Turbe ha poco spazio, perché è un giocatore che non è, purtroppo ha deluso ed è così. Io sono curioso domani, guarda, voglio leggere la formazione del Verona, perché voglio proprio vedere che cosa dice, no? Sono curioso di capire come giocherà il Verona domani, perché davanti difficilmente credo vedremo sia Toni che Pazzini insieme, no? Perché domani, che Mandorlini è molto difficile che giochi con due punte fisiche. No, assolutamente, anche perché presterebbe il fianco alla Roma e la partita finirebbe subito, no? Sì, ma anche perché Toni è un altro giocatore con le caratteristiche un po' alla Dzeko, no? Nel senso che lui preferisce giocare da solo in area di rigore, è uno di quelli che se gli metti l'uomo troppo vicino non rende, e lui è una di quelle caratteristiche così. Quindi, sai, Toni e Pazzini veramente sono dei giocatori che si pestano i piedi proprio, hanno le stesse caratteristiche poi alla fine, quindi credo che vedremo solo Luca Toni domani in campo, che magari ci sarà una staffetta tra lui e Pazzini. Bisogna fare attenzione, perché il Verona giocherà molto su Toni, che sappiamo che ogni anno insomma, alla fine diciamo sempre è finito, ma questo insomma ogni anno fa spingico. È un giocatore fortissimo, veramente un giocatore fortissimo. Ecco, la sto leggendo, praticamente si dice che forse giocherà con un 4-3-1-2 forse, con Rafael in porta, difesa 4 con Pisano, su Brian ai lati, Moras e Marquez centrali, centrocampo qui da Sala, vedi? Sala, Viviani ed Alfredson, quindi non da Ionita, e davanti dovrebbe esserci Luca Toni e come trequartista Juanito Gomez, e uno tra Jankovic, Siligardi e Pazzini, ma io credo che giocherà Jankovic. Insomma, stiamo a parlare della squadretta. Sì, sulla carta sì, però essendo la prima che nasconde insidie, bisogna stare con gli occhi aperti. Sì, indubbiamente. Troppo spesso la Roma ha perso punti con questa squadra. Quest'anno sarebbe fondamentale partire bene, fare dei punti, subito. Come dice Venditti, ho un sogno nel cassetto, 6 punti dopo le prime 2 partite, magari fosse. Sì, 6 punti... E poi la terza a Frosinone e poi hai il Carpi in casa. Io credo che se tu vinci prima e batti la Juve rischi di fare 4 partite del CV. A proposito, un pensierino velocissimo di 30 secondi, poi dobbiamo girare pagina, abbiamo già un altro ospite pronto, sul Frosinone. Che ruolo avrà? Ruolo di ultimo della classifica o potrà dire la sua? Perché vedendo giocare il calcio d'estate non mi è sembrato così secondo a tante altre squadre più conosciute. No, sarà una squadra da battere, sarà una squadra che deve salvarsi, vabbè, perché insomma non credo che possa avere altre mire, insomma, no, una squadra che comunque deve salvarsi. Non sarà facile per nessuno giocare a Frosinone, perché è un campo comunque difficile, anche in Serie B è stato un autentico fortino quella squadra, una tifoseria molto molto calda, una tifoseria molto vicina al pubblico, però io credo che Frosinone
per salvarci dovrà per forza fare molti punti in casa, molti, molti punti in casa. Poi sulla carta, sai, c'è il Frosinone, c'è lo stesso Carpi, che comunque è la prima volta che arriva in Serie A, quindi bisogna anche vedere il Carpi, poi come si comporta. Quindi credo che Frosinone, Carpi, e poi ci sono le solite squadre, sai, per la salvezza ci sono le solite squadre, che qui Verona potrebbe essere una squadra, lo stesso Chievo, che sono tanti anni che si salva, ma prima o poi l'anno che pensa che B succede, perché nella logica, nella matematica, proprio delle cose. E il Bologna credo che abbia fatto una squadra che sia superiore a queste, quindi sulla carta non dovrebbe avere problemi per la salvezza, perché insomma già destro davanti, che non stiamo a parlare di Garrincha, però per una squadra come il Bologna è sicuramente un lusso. Ha fatto un bel mercato il Bologna, credo che difficilmente possa retrocedere. Attenzione alle sorprese negative. Le sorprese negative ci sono ogni anno. Io quest'anno vi vedo male la Sampdoria. Non dico che retrocede, ma quest'anno la vedo male. Se arrivasse Montella al posto di Zenga, la Sampdoria recupera. Sì, perché davanti hanno messo, insomma, se prendono anche Balotelli, diciamo che fanno l'università di Cambridge. Cassano Balotelli, penso. A parte che dopo la prima di Coppa, con quella figuraccia, Walter Zenga avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da serio professionista. Non l'ha fatto. Spero che poi dai, hanno venduto comunque Romagnoli, l'hanno perso. Adesso stanno vendendo Suriano. È venduto, ecco, l'ultima indiscrezione ci dice che manca solo la firma del giocatore, è fatta, arriva Nocerino alla Sampdoria? Sì, sembrerebbe che abbiano convinto Nocerino a giocare nella Sampdoria in prestito gratuito. Ok, capirai, insomma, prendi Suriano, che è comunque un giocatore vivo, prendi Nocerino, che sembra Max da qualche anno a questa parte. Insomma, è una Sampdoria che si è indebolita molto. È vero, è vero, è vero. Allora, Vittorio, noi ci sentiremo fra 7 giorni, poi piano piano reintegreremo la normalità, perché comincerà la Serie B, ci faremo anche qualche sabato pomeriggio in giro per l'Europa, come è nostra consuetudine, ricomincerà l'occhio del gufo, e questo è fondamentale per il calcio dilettantistico, che sarà condotto, penso sempre, il lunedì da Bruno Bellucci sul canale 64 di Young TV. Per il momento noi ci lasciamo con il più caloroso, focoso, splendido, fantascientifico Forza Roma, buon fine settimana, e speriamo di commentare tra 2 settimane i 6 punti della Roma. Mi confermi che poi come ospite dopo di me c'è Alberto? Sì, stiamo attendendo che Sua Maestà si liberi per intervenire. Allora un salutone vi faccio ad Alberto, insomma, che da tanto che non vedo. Certo, mi ha risposto subito su Maestà, non ti dico cosa mi ha risposto, te lo puoi immaginare. Sì, un salutone al grande Alberto. Certo. Allora ascoltami Roberto, niente, Forza Roma? Sì. Forza Roma, io mi limito a dire, siamo vicini a questa squadra. Oh. Siamo vicini a questa squadra perché quest'anno secondo me può essere un anno molto molto interessante. Poi se capitasse l'opportunità tra domenica e lunedì magari facciamo un piccolo commento dopo la partita giocata. No problem. D'accordo, un abbraccio a Vittorio, un ciao. Saluto anche a Bruno Bellucci. Ciao, grazie. Ciao, Forza Roma. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sempre Forza Roma naturalmente. Grazie a Vittorio Bellucci, che è sempre ricchissimo di particolari e di aspetti, non gli sfugge assolutamente nulla. Signori, un attimo di pazienza e il prossimo collegamento arriverà tra qualche istante. Rimanete con noi.